E siamo qui in casa di mamma Tere, che ha preparato una super super pizza per me. Sapeva che ho fatto migliaia di chilometri per arrivare a mangiare la pizza di mamma Tere. E siamo qui in Uruguay, in una città che si chiama Atlantida. Bellissima, e adesso mangiamo la pizza e poi andiamo a vedere la E poi spiaggia. vedremo se va con la plaja. Provecho! E qui siamo arrivati sul lungomare di Atlantida. No, no, è parte del video, eh. Il bimbo che sentite in sottofondo è il nipote di Paola. E questa è la vista che si ha del lungomare. Chiaro, non è carino, però la spiaggia è bella. E scendiamo per toglierci il gusto di toccare l'acqua di Atlantida. E questa è la vista che si ha dell'Aquila. Dai, vai, te filmo! Ah sì! Ah sì! E come sempre andiamo a toccare l'acqua. Non ho idea se aspettarmi che sia fredda o che sia calda, vediamo. Comunque bella la spiaggia. C'è veramente poca gente, mi dicevano che ieri invece era super pieno, oggi è lunedì, comprensibile. No, non è fredda. Questa è la vista che si ha dal Mirador e l'Aguila. E vi ricordo che siamo ad Atlantida, cercate sul mappamondo dove è. Vicino a Montevideo, praticamente quasi di fronte a Buenos Aires, Argentina, che sarà il nostro destino di domani. L'appartamento già ce l'ho, il biglietto no, il biglietto della nave devo ancora prenderlo, lo prenderò fra poche ore arrivando a Montevideo. Mi aspettavo veramente molta più gente e l'acqua più fredda. Bene, peccato il colore che non è il massimo, però veramente bello. E qui la mamma e la cognata di Pao.
E questa è la spiaggia principale di Atlantida. Qua c'è già un po' più di gente e il sole picchia veramente. Veramente si sente. Ma io sono proprio contento di aver conosciuto anche la mamma di Paola. Mi aveva promesso di farmi provare la sua pizza e vi assicuro che mamma mia che buona. Mamma mia che buona, mi sono fatto 5 pezzetti di pizza alla grande. Stasera posso evitare di cenare. Preparo bene il mio zaino per domani. E speriamo stasera di riuscire a trovare il biglietto. Questa è la strada panoramica che porta su e giù dalla costa. Adesso torno in macchina che non voglio lasciarli ad aspettarmi sotto sto cavolo di sole tremendo. Ci saranno 32-33 gradi, ma percepiti vi assicuro che sono molti di più. E qui potete vedere chiaramente il fiume. Si connetta con la spiaggia e da lì il mare. E mi sembra giusto chiudere questa mia parentesi, seppur breve, in Uruguay con questa bellissima immagine. Grazie tante alla famiglia di Paola per avermi accolto ed avermi offerto una giornata bellissima. Bye bye Uruguay. Ebbene sì, siamo arrivati all'ultimo tramonto dall'Uruguay. Ai, che sorpresa che è stato l'Uruguay. Non era in preventivo, anzi, se devo essere sincero, non sapevo nemmeno dove fosse localizzato, diciamo. Pensavo che Paraguay e Uruguay saranno uno attaccato all'altro. È stata veramente una piacevole sorpresa, al di là del fatto che è carissimo, ma veramente carissimo, più caro che l'Europa. Cibo, trasporti, alloggio, sigarette, birra, è veramente veramente caro, come l'Europa, diciamo. Ho appena comprato il biglietto del ferry, della nave che domani, nel traghetto che mi porterà in 4 ore e mezza qui da Montevideo fino a Buenos Aires. C'era l'opzione di averne uno leggermente più economico, ma dovevo prendere un taxi da qui al centro città, dal centro città un pullman che mi portava a una città colonia a un centinaio di chilometri più o meno da qui, e da lì imbarcarmi, e per comodità e per orario, invece di dover partire alle 7 partirò alle 11, ho deciso di spendere qualche euro in più, ma di concedermi questo tra virgolette lusso. E niente, ho la solita tristezza che mi succede sempre quando lascio un paese, ma so che domani sarò in un altro, mi passa tutto e mi godrò il nuovo paese. Adesso mi sto godendo insieme a voi questo tramonto, anche se purtroppo gli ultimi minuti sono coperti dalle nuvole, però i colori rimangono indimenticabili. Ciao! Queste sono le chiavi del mio appartamento, che è giusto qui di dietro, dove vedete quella scritta Hebraic Maccabi.
giusto lì dietro c'è il mio appartamento. Sì, l'unica cosa che non mi è costata proprio tantissimo è l'appartamento, una ragazza giovane, tutta tatuata. Doveva essere un appartamento condiviso con lei, ma era il weekend e lei è andata 2 giorni in una città qua vicina a fare surf, quindi avevo l'appartamento tutto per me e per il suo gatto. E niente, ci vediamo in Argentina, ragazzi. Si rientra in Argentina e da lì sarà veramente, veramente un viaggio lungo, perché in Argentina dovrò passare, non ho ancora idea, il mio piano come sempre è che non ho piani, non so se volare da Buenos Aires fino alla fine del mondo che è Ushuaia e poi con calma risalire, o se fare il contrario, con calma scendere per poi volare dalla fine del mondo verso nuova destinazione. L'unica differenza è che prima arrivo alla fine del mondo e più trovo caldo e bel tempo, perché fra un mese, poco più di un mese, comincerà a essere veramente, veramente freddo alla fine del mondo, mentre adesso è la loro estate, diciamo. Però questo lo scopriremo insieme nei prossimi video. Anche io non so, vi assicuro che non so cosa farò, però come sempre il non sapere cosa mi aspetta è quello che mi spinge a caricare lo zaino sulle spalle e partire. Vi auguro una buona visione di questo, che sia stata una buona visione questo video e che lo sia anche il prossimo. Ciao ragazzi, disfrutate. Ormai non riesco nemmeno a parlare in italiano dopo 14 mesi in Sud America, mi viene molto più semplice parlare in spagnolo. Comunque cercate di cogliere ogni istante, ogni momento, perché del domani non si sa nulla. Ciao ragazzi, grazie.